Moralmente inaccettabile e anarco-individualista, segno del rigurgito dell'antipolitica, gli epiteti che Beppe Grillo si è guadagnato nelle ultime settimane si sprecano, le critiche che ha destato sono lunghe chilometri, dissacrante, tagliente, arrabbiato con tutte le parti politiche e soprattutto con quasi tutti i politici, con la casta dei politici, il comico genovese ha scatenato il putiferio, in particolare dopo il successo del suo Vaffanculo Day. E chi sono? Je suis Beppe Grillo. Beppe Grillo nasce come una specie di comico fantasista. Ero, non so cosa sono diventato, non riesco a capire. Ho cominciato col cabaret, due persone, cinque persone, un po' come il blog con la rete. Un commento, due commenti, 3.000 commenti. Dopo la disparizione dal piccolo schermo, nell'86, Grillo si trasforma in un personaggio semiclandestino. C'è stato un abbinamento, è successo un miracolo. L'abbinamento della mia persona, abbastanza apprezzata, ma con una, se mi permettete, una dote. In 30 anni di lavoro io mi sono conquistato un po' di reputazione. E la reputazione oggi nell'informazione è tutto, e specialmente in rete. Oggi in rete, se tu fai un articolo in internet e racconti delle balle, dopo 24 ore ti arrivano 2.000 commenti e ti dicono che sei un cialtrone, uno scemo, un stupid. Ti comprendo? Allora non puoi mentire. E questa è la democrazia. È chiaro che se tu parli attraverso la televisione, attraverso i giornali, non hai contraddittorio. Qui ce l'hai. E allora hai la reputazione. Tutti hanno tentato, politici, giornalisti, di avere dei blog in Italia. Ma l'hanno chiusi quasi tutti perché... Beh, Mastella ha aperto un blog. Parla sempre di me nel blog. È come se, non so, in Inghilterra Brown aprisse un blog per parlare con Mr. Bean. Prodi, che è il nostro Valium, quello che fa con le manine, lo conoscete, vedo che fa. Bene, l'ha chiuso dopo 15 giorni. Lo psiconano che è Berlusconi, Trufolo, lo chiamiamo un po' Trufolo. È uno spot vivente, non c'è, non esiste, è un ologramma, è un venditore di bava. Negli ultimi 4 anni Grillo si è dedicato a coltivare il suo blog, informazione alternativa, taglio ambientalista, iniziative ispirate alla democrazia partecipativa, critica alla degenerazione della partitocrazia. Il sito ha oltre 200.000 visite al giorno. All'appello del Vaffanculo Day, che ha avuto il suo centro vitale nella Bologna del premier Romano Prodi, hanno risposto migliaia di persone. Questo V-Day che abbiamo fatto l'8 settembre, una petizione popolare con una ufficialità, con una serie, con una perfezione costituzionale, milioni, 1,5 milioni di giovani senza rompere un niente, senza una violenza, senza una bandiera. La rete ti dà anche modo di fare manifestazioni non violente stando nella casa tua. Noi ne abbiamo una sul mio sito beppegrillo.it. Se voi andate a vedere, andate su V-Day e c'è una marcia di piccoli avatar che marciano. Gli avatar sono piccoli pupazzetti, sembra un giochino, questi politici qua prendono tutto per un giochino, sembra un giochino, ma se clicchi con la freccettina su un avatarino così, sono 235.000, come clicchi, esce il nome e cognome di una persona con una sua frase. La protesta non è contro la politica ma contro i politici. Il V-Day sembrava un'iniziativa impensabile destinata a rimanere nella blogsfera, ma i partiti non hanno più potuto ignorare l'iniziativa visto l'impatto che ha avuto. La campagna pilota di Grillo è quella intitolata Puliamo il Parlamento. Abbiamo 24 condannati in via definitiva in Parlamento, cioè dei fuorilegge che fanno le leggi. Abbiamo 1 su 10 in Parlamento ha un problema con la giustizia, o in corso, primo grado, secondo grado, o ha patteggiato, o reati prescritti. 1 su 10 in Parlamento è un pregiudicato. Cioè nel Bronx, abbiamo fatto una percentuale nel Bronx di delinquenti, è 1 su 15. Il Bronx ha paura del nostro Parlamento. Allora, abbiamo fatto questa legge, via i pregiudicati, via, mi sembra ovvio e naturale. Via quelli che hanno più di 2 mandati. 2 mandati sono 10 anni. Avrai tempo in 10 anni di fare un po' di politica? 10, non sono 6 mesi, 10.